Salve amici e benvenuti nel nostro studio. Oggi ho il piacere di avere qui con me un ospite d'eccezione, uno dei più grandi pittori del Novecento, il maestro Renato Camarri, un artista dalla pennellata intensa. Guardate questo quadro, ecco, rappresenta una macchia. Chissà, nella creatività del maestro Camarri, questa macchia cosa raffigura? Una macchia. Ecco, una macchia che rappresenta se stessa, una macchia allo specchio, ragazzi. È geniale, no? E come ha intitolato, maestro, questo quadro? Macchia. Oh, ma la creatività di questo maestro, un uomo senza confine. Ora, diciamoci la verità, un quadro come questo può piacere oppure fare letteralmente schifo, no? No, che schifo, perché... Però, cos'è che rende unico questo quadro? Cos'è? La macchia. Oh, ecco, la macchia avrebbe già capito. No! Il fatto è, come vedete, il maestro sta per lasciarci. No. E come sapete, quando un autore muore, il suo quadro raddoppia. No, sto bene. Ecco, maestro, non dia false illusioni alla gente da casa, eh? No, il dottore mi ha detto che se io sto tranquillo, capo. Il dottore? Ma in Italia c'è la mala sanità, lei si fida ancora dei dottori. Vogliamo fare una scommessa a casa. Secondo voi, entro quanto schianta maestro Camarri? Un giorno, due, eh? Quanto? No, se sto tranquillo, vivo benissimo. Ecco, ma riuscirà il maestro Camarri a stare tranquillo? Sì. Secondo me no. Maestro! Maestro! Ora come sta? Queste cose io non le devo fare, devo stare tranquillo. Io una prima bottarella gliel'ho data. Ora aspetta a voi. Dai, telefonate, già sono a morto. No, dai. Io che... lotto. Ecco, perché? Perché voglio vivere. Ma lei è cattivo, sa? Perché? Come perché? C'è gente in questo momento da casa, sta aspettando per fare un piccolo investimento e lei cosa fa? Si ostina. Lo capisce? Scusi. Lei, Camarri, blocca l'economia. Non lo faccio più. Ecco, la faccia al suo dovere. Amici, voi telefonate prima sia troppo tardi. Lei vada col rosario e via. Andate con le telefonate. Dai. Ave Maria. Bene.